Nella zona dell'euro sono quasi 19 milioni i cittadini senza lavoro, l'11,7% della popolazione, e il dato peggiora se si guarda ai giovani sotto i 25 anni. Nell'intera Unione Europea il tasso di disoccupazione giovanile è intorno al 23%, mentre in Italia supera il 35%. Il commissario europeo all'occupazione, Laszlo Andor, ha incontrato oggi a Napoli i cittadini, prima tappa di un programma della Commissione europea sulle principali questioni che disegneranno il futuro dell'Europa. All'incontro, organizzato dal CEIC, Centro Europe Direct di Napoli, ha preso parte il sindaco De Magistris. Vogliamo che l'Europa ci giudichi per i fatti, ha detto il sindaco, e che ci sostenga se considera validi i nostri programmi o ci abbandoni se li reputa inadeguati. We cannot make the past mistakes again. To have a monetary framework without a strong social consideration, and that's why it's important that in the new debates about the genuine economic and monetary union, the employment and social dimension will be taken very seriously. But at this time, with urgency, we have to ensure that the European funds, which are available in many countries, including in Italy, are implemented in a way that helps particularly the unemployed youth the fastest and the most efficient way. Nel pomeriggio, gruppi di lavoro formati da esponenti di associazioni, imprese e sindacato hanno elaborato una sintesi delle questioni e delle priorità da sottoporre all'attenzione del commissario europeo, discusse poi nella plenaria a Castel dell'Ovo. Innanzitutto è molto importante questa visita della Commissione europea, un segno di attenzione per la città. Abbiamo registrato un apprezzamento importante per il lavoro che sta facendo a Napoli, dall'emergenza rifiuti agli eventi internazionali che vengono qui svolti, alla mobilità sostenibile. Insomma, è importante che ci sia un riconoscimento di Bruxelles. Evidentemente tutto quello che stiamo facendo è servito non solo per l'immagine, ma è servito per il turismo, per gli investimenti e quindi per il lavoro. Piano piano si vedranno tanti frutti. Ho chiesto anche di poter avere direttamente fondi europei senza passare dalla regione. Anche su questo si è registrato un convincimento positivo di questa tesi, quindi si stanno mettendo in campo tutte le condizioni affinché si possa vincere anche questa battaglia.